Buon pomeriggio a tutti, io sono Andrea Dell'Orto, siamo qua nello stand Dell'Orto oggi per una presentazione importante di un progetto legato alla mobilità sostenibile e alla mobilità, in questo caso elettrica. È un progetto importante perché è un progetto che nasce dalla possibilità di fare sistema, una volta tanto, quindi un progetto che nasce la collaborazione con la Regione Lombardia, quindi in particolare cofinanziato col Fondo Europeo del Sostegno Regionale e con il famoso bando col ForHub, è uno dei progetti legati alle Smart City, è il progetto CEMP. Perché dico un progetto che fa sistema? Perché ci sono diversi attori oltre a noi, quindi testimonia la bontà di poter fare sistema, quindi abbiamo qua presenti Octo come partner e poi abbiamo presente anche l'Università di Modena e Reggio Emilia e abbiamo anche come partner Energica. E soprattutto abbiamo presente la Regione Lombardia che in modo lungimirante ha creduto nella possibilità di finanziare questi progetti con questi strumenti che arrivano anche dalla Comunità Europea. Abbiamo qua con noi il dottor Gabriele Busti, rappresentante della struttura innovazione della Regione. E un'altra cosa importante che poi vi spiegheremo un po' meglio nel dettaglio del progetto è che comunque è un progetto che testimonia che non è un progetto fine a se stesso, ma è un progetto che ha permesso alle aziende coinvolte di accelerare lo sviluppo, quindi di arrivare effettivamente ad avere un prodotto finito che presto sarà anche in produzione di serie. Quindi questo, come si dice, è una cosa sicuramente importante e virtuosa. Io adesso cedo la parola all'ingegnere Paolo Colombo, della Dell'Orto, che vi spiegherà un po' più nel dettaglio il progetto CEMP. Grazie per essere venuti, siamo veramente contenti di avervi qui in questa anteprima mondiale, per la prima volta a Milano, del veicolo dimostratore del progetto CEMP. Si tratta di un progetto di innovazione sostenibile che è destinato ai veicoli leggeri a 2, 3, 4 ruote per la mobilità urbana. Come sapete, nelle nostre città, ma anche in tutte le metropoli del mondo, è forte la richiesta per delle soluzioni per la mobilità sostenibile. E noi riteniamo che questo progetto tracci una strada, un percorso di sviluppo per il futuro. Si tratta di un sistema di propulsione elettrica modulare che diventa intelligente grazie alla presenza della connettività e dei sistemi di supporto alla guida, i cosiddetti ARAS. Noi riteniamo che questa soluzione porti una rivoluzione nel mondo della mobilità grazie all'azzeramento delle emissioni, anche non solo inquinanti ma anche acustiche, allo snellimento del traffico delle città e anche all'aumento della sicurezza, che è un tema molto importante per questi veicoli. Il veicolo dimostratore che abbiamo portato si chiama Piega EV, è stato realizzato in collaborazione con Mondial, che è uno storico marchio lombardo a testimonianza del radicamento nel territorio, ma assume anche una dimensione internazionale grazie alla produzione industriale del gruppo Dell'Orto, che consente di proporlo e anche di produrlo al di fuori dell'Unione Europea in caso di necessità. Veniamo ora a raccontare in breve le caratteristiche della propulsione elettrica. Questo veicolo è caratterizzato da un sistema di propulsione elettrica raffreddato ad aria. Tutti i componenti non hanno necessità di raffreddamento liquido e quindi non richiedono i costi e gli incombi di radiatori, tubazioni, pompe e via discorrendo. Inoltre questo sistema è caratterizzato dalla bassa tensione, 48 volt nominali, e anche questo aspetto semplifica l'integrazione a bordo del veicolo e anche tutto il processo di omologazione. In questo modo è possibile semplificare notevolmente l'installazione sul veicolo e renderla anche economica.
il motore, grazie alla taratura del motore e dell'inverter che viaggiano di concerto, abbiamo cercato di privilegiare l'erogazione del motore per avere uno spunto brillante da fermo e quindi snellire il traffico cittadino e poter disimpegnare velocemente, quindi in sicurezza, gli incroci. Sempre grazie alla particolare messa a punto del motore e dell'inverter è stato possibile migliorare l'efficienza energetica e quindi adottare delle batterie compatte e leggere, che quindi possono essere facilmente rimosse e caricate da una normalissima presa domestica senza avere la necessità di infrastrutture di ricarica specifiche, e anche questo è un punto che va a vantaggio del sistema. Il sistema di propulsione poi interagisce, come abbiamo detto, con la connettività e con la parte di assistenza e supporto alla guida tramite una linea di comunicazione CAN. E proprio per i sistemi di supporto e assistenza alla guida lascerei la parola all'ingegnere Ignacio Sanudo dell'Università di Modena e Reggio, ricercatore su questi temi. Grazie. Intanto Ignazio, un vincitore che mi chiama Nacho, un Nacho, che diceva messicano. E, prima di spiegarvi quali sono le funzionalità della moto, vorrei condividere qualche dato che ritengo interessante con voi. E, secondo l'NHTSA, che è l'Agenzia di Sicurezza Americana Stradale, durante il 2021 il numero di incidenti stradali è stato intorno a 80.000 per quanto riguarda le moto. Scusate, le macchine, che 40.000 per quanto, no, 80.000 le moto, 40.000 le macchine, che 5 minuti fa mi hanno detto che dovevo presentare, quindi questi dati li ho guardati 5 minuti fa. Di questi 40.000 dati delle macchine, però, il 17% è stato risolto grazie alle funzionalità di forward collision warning, quindi tutti i radar che sono dentro la macchina per ridurre incidenti, eccetera, eccetera. E il 23% per quanto riguarda gli specchietti, ok? Quindi le telecamere con gli specchietti, il blind spot, le incendie, eccetera, eccetera. Non ci sono dati per le moto, perché il mercato delle moto, per quanto si riguarda gli ADAS, è molto giovane. Ci sono poche aziende che lavorano in questo settore. E qua è dove noi riteniamo, con università e anche all'interno del progetto, che appunto, grazie a questi sistemi e grazie anche al sistema di connettività eccetera eccetera, si potrebbe appunto potenzialmente ridurre questo numero di incidenti, ok? Quindi c'è un mercato ed è molto grande. Per quanto riguarda le funzionalità, appunto abbiamo sviluppato delle funzionalità, si parla di forward collision warning, grazie alla telecamera che c'è davanti, lo vedete qua in questo video, e appunto il sistema, grazie alle telecamere, misura qual è la distanza con il veicolo che c'è davanti, in caso di una certa distanza. E seguendo delle metriche definite da ENCA, appunto definiamo se c'è un potenziale incidente o no. Okay? Qua lo potete vedere in giallo, appunto, se c'è diciamo un alert, quindi in giallo se c'è un rischio di collisione, e in rosso se appunto stai andando proprio contro il veicolo. No? Poi abbiamo un'altra funzionalità che riguarda il blind spot, con una telecamera dietro, la quale appunto utilizza una logica molto simile alla telecamera davanti. Poi abbiamo una terza funzionalità che riguarda il speed limit, okay? Quindi utilizziamo il GPS per capire la cartografia, per capire dove è il veicolo, e se il veicolo sta andando oltre la velocità di quella strada, lanciare gli alert che sono installati sulle specchietti. Okay? Un'altra cosa che abbiamo sviluppato insieme a un gruppo di ragazzi e studenti, grazie all'hackathon che abbiamo organizzato a Mantova, è questo sistema qua, con questo casco, dove potete vedere appunto che le luci si accendono in base appunto alla comunicazione che c'è tra il sistema ARAS e il casco. Okay? Quindi c'è una connettività tra la moto e il casco, in questo caso. E questo è stato sviluppato dai ragazzi dell'Università di Mantova. Poi per ultimo, appunto, questi dati che la moto riesce a raccogliere sono dati che potrebbero essere usati non solo per appunto ridurre potenziali rischi, ma anche per appunto poter esportare questi dati, non so, se vogliamo capire qual è il colore della macchina che può portare a avere un incidente frontale, qual è, non so,
il tipo di veicolo che potrebbe causare un potenziale incidente con il blind spot. E questi dati, appunto, noi li mettiamo a disposizione, in questo caso li mettiamo a disposizione a Dr. Telematics, quindi lascio la parola a Tina Martino, responsabile marketing strategico. Allora, giustamente dicevamo che la connettività rende questo veicolo, che già di per sé è innovativo perché è elettrico, perché va nella direzione appunto di aumentare la sicurezza attiva, lo mette in connessione con il suo ecosistema, se vogliamo dire così, gli dà voce e consente appunto di acquisire tutta una serie di informazioni che sono utili per l'efficienza del veicolo stesso. Noi immaginiamoci per esempio il fatto di poter avere dati sul veicolo, come diceva prima Nacio, che ci aiutano magari nel tempo a verificare le prestazioni, magari anche intervenire sulle modalità di guida che possono influenzare l'ecosistema veicolo e driver. Ma ci sono anche una serie di servizi che abilita la connessione, per esempio nell'interazione tra veicolo e guidatore, che vanno nell'ottica anche della sicurezza, diciamo quello che viene dopo, perché da una parte noi vogliamo garantire la sicurezza preventiva con i sistemi ARAS, dall'altra però sulla strada è importante anche avere un sistema di sicurezza che sia reattivo. Abbiamo la normativa europea, ICOL, che proprio in quella direzione ci porta, e il fatto di avere a bordo la connessione ci garantisce che tutti questi sistemi, tutte queste veicoli che mettiamo su strada, anche le moto, insomma, veicoli leggeri, di cui appunto questo è un prototipo, ci danno la possibilità di avere già nativamente, diciamo, embedded queste applicazioni. Ma non è solo questo, si va sempre di più nell'ottica di avere un sistema che diventa veicolo sensore della mobilità urbana. Da questo punto di vista, per esempio, una delle applicazioni che potete qui vedere, che abbiamo già messo in campo perché è appunto abilitata da questo prototipo CEMP, la cui C sta proprio per Connected, è per esempio la condivisione. Pensate a tutte le applicazioni di Last Mile Delivery che possono essere abilitate nativamente utilizzando un sistema come CEMP. Ma non è solo quello, sempre di più, soprattutto CEMP è nato nel 2019, ma arriva nel 2022, che è stato l'anno del MAS, quindi non c'è un momento, diciamo, più, come dire, una convergenza più appropriata per parlare di CEMP in questo momento, in cui si parla appunto di ecosostenibilità, di guida sicura e verde, e quindi diciamo c'è una congiuntura perfetta proprio per portare in campo questo prototipo che già interseca, diciamo, anche tutti i temi della sostenibilità ambientale e della, diciamo, delle smart cities. Per chiudere, quindi, io passo la parola a Davide, che magari fare un wrap up. Grazie Paolo, grazie Nacio, grazie Tina per la spiegazione del progetto. Vedete, avete già detto tutto. Quello che posso aggiungere io è che il progetto CEMP è stato un boost importante anche per l'innovazione, per un'innovazione virtuosa all'interno sia di Dell'Orto che anche degli altri partner che hanno partecipato a questo progetto. A valle di CEMP è nato il progetto EPOWER. EPOWER è al suo interno ha sviluppato una gamma completa di sistemi di powertrain elettrici per la mobilità urbana. Quindi abbiamo tre taglie di inverter, abbiamo tre taglie di motore, abbiamo due taglie di batterie, tutte focalizzate alla mobilità elettrica leggera del futuro. Quindi il focus rimane sulle smart city, del futuro, che hanno bisogno di una mobilità green, quindi una mobilità elettrica, hanno bisogno di una riduzione del traffico, quindi i veicoli elettrici sono perfetti, sono veicoli leggeri, sono veicoli maneggevoli, sono veicoli che permettono di ridurre il traffico e una riduzione anche degli incidenti, come con le feature di sicurezza attiva che vi abbiamo spiegato qua. In più ci sono già tutte le tecnologie abilitanti per i nuovi servizi agli utenti, servizi agli OEM, servizi alle municipalità. E infine è importantissimo anche lo sharing per andare verso il futuro della mobilità, che sembra un po' di più una mobility as a service, fino poi arrivare alla guida autonoma tra 10-15 anni. Quindi diciamo che il CEMP è stato il punto di partenza, e poi l'innovazione è continuata
e qua oggi NEQA siamo veramente orgogliosi di presentare appunto tutta questa gamma completa che è nata da questo primo segno che abbiamo messo insieme tra il 2018 e il 2019. Grazie. Ti ringrazio dell'invito e altre cose. Mi fa sempre molto piacere presentare dei progetti che hanno delle ricadute sul territorio lombardo e soprattutto dei progetti con finito, cioè nel senso con un prototipo, con qualcosa di concreto, perché poi vedi, i progetti di innovazione sono molto belli, sono molto ricercati, sono tutti, però poi alla fine se non hanno delle ricadute servono a poco. È un progetto da 6.200.000 euro, per cui importante, il finanziamento insieme alla Regione Lombardia, c'è la Comunità Europea e c'è lo Stato, è di circa 2.700.000 e quando le risorse vengono allocate, in questo caso il progetto di Regione Lombardia è particolare perché è uno dei pochi progetti, forse l'unico in Italia, nel quale ha visto, diciamo, avanti, così come il progetto va avanti, nel senso che comunque fatto 2 anni fa, i temi che ci sono adesso sono quelli dibattuti adesso, ma questo è iniziato 2 anni fa, quindi vuol dire che anche la parte imprenditoriale, scusate se dico qui, della Lombardia è sempre un po' avanti rispetto anche ad altri. Il progetto è nato sul discorso di mettere insieme le università, quindi centri di ricerca, e le grosse imprese, appunto dell'orto, le piccole imprese, che anche questa è una cosa molto interessante, perché le piccole imprese hanno sempre avuto la possibilità di confrontarsi, ma non hanno le risorse, sia in termini di personale, adeguato per partecipare a dei progetti europei. E questa idea di fare questa collaborazione è nata su un progetto Colab, che è il fiore dell'occhiello per quello che riguarda i progetti finanziati dai fondi europei. Sono stati 34 progetti finanziati in ambito europeo, verranno presentati l'anno prossimo verrà rifatto il bando per quello che riguarda le Colab. E quando si vedono le ricadute, diciamo che abbiamo visitato diversi progetti ed è venuto appunto anche in vengo della Commissione Europea e hanno visto la bontà di questi progetti, cioè la ricaduta e soprattutto che sono concreti. Questa è la cosa che io mi auguro che ci sia, cioè non devono essere solo progetti di ricerca. Il discorso della connettività, ieri eravamo alla giornata della ricerca, e la connettività anche in ambito sanitario, sono tutte cose che devono essere sempre avanti. Noi adesso stiamo facendo anche questo aspetto qua della parte, l'anno prossimo sarà proprio su questo il bando, sarà anche il fatto di avere costruito delle connettività. Perché poi la connettività e anche gli strumenti attuali devono essere applicati a tutti i settori, non solo al settore appunto tradizionale per quello che riguarda i motori e altre cose, ma deve essere un po' esteso. E di questo siamo fieri del fatto di essere in Lombardia, dove ci sono aziende che comunque stanno molto lavorando su questi aspetti qua, e questi sono i risultati. Quindi vi ringrazio dell'invito e mi auguro che continuiate e soprattutto anche ci siano poi delle ricadute anche in termini occupazionali, in termini di sviluppo del PIL e tutto il resto, perché poi anche questo è molto importante, non solo delle idee. Grazie.